Allora, innanzitutto sono molto lieto di poter presentare la cultura giapponese qui a Sorrento. E non solo presentare una cultura giapponese qui a Sorrento, ma io volevo eh, lanciare anche una cultura sorrentina in Giappone. Io spero tantissimo eh, a partire da adesso, non solo come unica occasione adesso, ma nel futuro continuare il legame tra il Giappone e Sorrento. Allora, eh, Sorrento è una città turistica, anche il Giappone è un paese turistico. Quindi io spero tanto una um, grande amicizia e relazione proficua per due eh, paesi. Per questo io volevo dimostrare a tutto il mondo. È un prodotto che fa lasciare tutta la gente del mondo a, con la bocca aperta, quindi per questo io ho deciso di creare il kimono con il limoncello. Quindi eh, di conseguenza spero che anche in Giappone il, diciamo, la visibilità di Sorrento ancora aumenta di più. Ecco perché lui per realizzare questo kimono naturalmente ha collaborato con un artigiano di tessuto di kimono. In realtà gli artigiani tendenzialmente sono abbastanza conservatori, no? Quindi era difficile trovare il collaboratore perché fare una cosa di limoncello non l'hanno mai fatto. Però finalmente ha trovato una persona che ha capito la sua diciamo, volontà e anche anche il, la speranza appunto, di questa amicizia, quindi ho potuto realizzarlo. Allora, adesso maestro stava parlando i punti molto difficoltosi nella processione perché l'altezza, la, cioè molto alta la gradazione e poi anche il fatto che è molto zuccherato ha impedito di penetrare il colore nel tessuto, quindi questa cosa che particolarmente era difficile. Allora, ha scelto questo disegno appunto di augurio perché questa occasione per me è stata una grande occasione perché è la prima volta in Italia di, di fare la vestizione di kimono. Quindi considero questo l'inizio uh, eh, del rapporto tra me e Italia eh, con, con kimono. Allora, questi disegni sono ispirati all'orchidea. In Giappone quando c'è il momento di augurio, oppure non lo so, un'apertura di qualcosa, si usa molto questo fiore. Oggi, come vedete voi, qui c'è un logo eh, disegnato, io ho disegnato, e poi oggi eh, sul eh, kimono di Limoncello viene disegnato questi piccoli disegni a fiori, no? È eh, lo stesso disegno, ecco. Allora, eh, in antichità, eh, allora, innanzitutto ci sono molti tipi di kimono che vengono utilizzati in, in diverse occasioni. Cioè, ci sono i kimono che si veste solo in quella occasione. Eh, allora, eh, nei tempi passati c'era questo regolamento abbastanza orgoglioso, però, in tempi di oggi, il kimono viene utilizzato anche come un po' la moda.